fine al peggio, ma fortunatamente al fine settimana c'ha settimanalmente. E se si potesse, archivierai questi quattro giorni in cartelle con compresse che trascinerei nel cestino a fare compagnia ai miei sogni di bambino. Svuotato nel contenuto mi chiedo dove mi nasconderà quel mattacchione di Giove. Lui non butta mai niente, soprattutto quando c'è crisi, cioè sempre. Lo vedo già giocare a palla con le mie giornate stracciate, accartocciate. Vedendomi si commuoverà, ma non potrà muovere un dito. Piangerà pentito di fronte alla sua opera in calze di infradito. Una fetta a te, una fetta a te. Favorite pure, non fate complimenti, non fate complimenti. Che siate belli o brutti, è la mia vita. Prendete e mangiatene tutti. Prendete e mangiatene tutti. Prendete e mangiatene tutti. Prendete e mangiatene tutti. Mangiatene tutti. Mangiatene tutti. Superata la fase di Dio fittizio che si preoccupa di me tra milioni di coglioni e ricorda più un novantenne all'ospizio, mi faccio le congratulazioni. Bravo, i tuoi capelli ci sono salvati mesi dei tuoi amici che li avrebbero diserbati. Ora se posso darti un parere, che ne dici, prenotiamo un parrucchiere? Ma loro urlano, non farci del male, custodiamo il sistema nervoso centrale. Li ricorreggo con tono paterno, proteggete da fuori, il problema è l'interno. Però, con una frangia potreste fare da schermo allo scherno e a questo merdoso mondo moderno. Una fetta a te, una fetta a te. Favorite pure, non fate complimenti, non fate complimenti. Che siate belli o brutti, è la mia vita. Prendete e mangiatene tutti. Prendete e mangiatene tutti. Prendete e mangiatene tutti. Prendete e mangiatene tutti. Mangiatene tutti. Mangiatene tutti. Chi farà sera fa per me, quindi mi sono recato al più vicino negozio di fai da te, pensando, se con lei non ho avuto successo, almeno imparerò ad amare me stesso. Ma da questa all'autoerotismo il passo è breve, è una forma di darwinismo. Ci si crede indipendenti dagli esseri umani, letteralmente ci si fotte con le proprie mani. Quindi domani farò un collage di Upanishad, Bibbia e Corani, fonderò un tempio e ribalterò l'idea convenzionale di empio. La casa del Signore sarà riservata alle signore, anzi solo alla più bella e pura. Unico comandamento, non attentare più al mio cuore o la mia acconciatura.